Allora, punto serale, come sempre abbiamo saltato qualche giorno tra festivi ed altri impegni, torniamo a fare un punto più in generale sulla situazione del Covid nella nostra regione. I tamponi ieri sono stati 1.254 e diventano totalmente 147.156 dall'inizio della nostra emergenza. I positivi in Liguria sono al momento 1.347, 11 in meno rispetto al giorno precedente, 3 i nuovi casi nel bollettino della Protezione Civile Nazionale. Direi che siamo in linea, anzi siamo ancora in calo rispetto anche ai dati dei giorni scorsi. I casi per provincia: Savona 131, La Spezia 23, Imperia ormai solamente 83, anche Genova 949 e poi abbiamo residenti fuori regione 54, 107 tamponi ancora in fase di verifica, perché come sapete vanno attribuiti all'azienda sanitaria locale dell'ultimo domicilio conosciuto del soggetto tamponato, e quindi oggi che la Regione Liguria ha riaperto i suoi confini è un lavoro a volte più complesso. Andiamo al numero degli ospedalizzati, che è il vero dato, e la buona notizia è che scendiamo sotto le 50 unità, siamo a 49 unità di persone ospedalizzate in tutta la Regione Liguria, restano 3 zone terapie intensive, 1 in meno rispetto a ieri. In ASL 1 sono 4 ricoverati, 1 in meno, con una sola terapia intensiva, al Policlinico San Martino sono 7 ricoverati con le altre 2 terapie intensive ancora in funzione per Covid, 1 in meno, al Galliera 4 soli ricoverati, 1 in meno, nell'ASL 3 globale sono 18 ricoverati, nell'ASL 4 sono 4 ricoverati e nell'ASL 5 sono anche 4 ricoverati. Il totale dei guariti cresce di 14 persone, siamo a 7.072, 14 persone in più. Oggi fortunatamente non abbiamo neppure una persona deceduta, mentre sono 423 le persone in isolamento domiciliare, dovuto ovviamente a contatto con caso accertato, perché questa è la prassi. Direi che non ci sono particolari altre notizie da darvi oggi relativamente alla situazione sanitaria. Quelli che abbiamo sono piccoli cluster tutti isolati, per lo più di carattere familiare, come accade anche in altre regioni. Questo ormai è il livello di diffusione del virus, e quindi la situazione direi che è assolutamente fuori controllo. Mi resta da dire che oggi si è dibattuto in Consiglio regionale, ho relazionato al Consiglio generale la situazione della crisi autostradale, invece, che in questo momento direi che ci preoccupa di più. È stato approvato alcuni ordini del giorno che sostanzialmente ricalcano le azioni che abbiamo intrapreso nei giorni e nelle ore scorse al fine di ricondurre, come stiamo chiedendo da molto tempo, le ispezioni e i lavori in corso sulla rete, che certamente sono necessari, ad un livello di tollerabilità rispetto alle esigenze del traffico, della circolazione, della sicurezza dei cittadini, della ripartenza dell'economia. Al momento, rispetto all'ordinanza di ieri dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dalle autostrade, non ci è ancora arrivato un piano articolato così come avevamo chiesto, ma i giorni di tempo erano 3, quindi ne abbiamo ancora 2 da consumare. Per la verità ho letto alcune dichiarazioni stampa del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti che dichiaravano di avere allo studio ulteriori sgravi di pedaggio sulle nostre autostrade, ben venga, noi l'abbiamo chiesto da tempo su tutte le autostrade liguri, e che assicurano che dal 10 di luglio il doppio senso di marcia per ogni doppia corsia per ogni senso di marcia verrà garantito. Speriamo che sia una previsione veritiera, al momento non posso né confermarla né smentirla, dal momento che non è suffragata da nessun piano che è arrivato fino qua. Saluto, perché sono con noi stasera, il sindaco di Quiliano, Nicola Isetta, e il sindaco di
Castel Vittorio, che è Gian Stefano Oddera, che sono già nel maxi schermo e che lascerei poi in sharing con il loro presidente Anci, il sindaco Bucci, a cui tra poco darò la parola. Stavo facendo melina per vedere se arrivava l'assessore Viale, se me lo procurate. E quindi Marco, ti lascerei per aggiornare anche, visto che sei stato l'unico ad avere... Ah no, è arrivata la Sonia, allora concludiamo la parte Covid della nostra conferenza stampa e poi lasciamo i sindaci con il nostro sindaco di Genova metropolitano e presidente di Anci, Marco Bucci, per conoscere la situazione della ripresa anche nei loro comuni. E Sonia. Sì, sì. Grazie. Vieni. Buonasera. Una comunicazione importante, ritengo di servizio, che abbiamo già provveduto a diffondere oggi, ma anche in questa sede vorrei ricordarlo. Abbiamo con una delibera di giunta prorogato al 31 marzo del 2021 la procedura per fare richiesta di esenzione ticket. Questo lo abbiamo previsto per evitare, diciamo, code o assembramenti in un periodo in cui i dati, come avrà letto poco fa il Presidente, sono in calo, ma dobbiamo evitare comunque occasioni di incontri che possono essere agevolmente superati con questa proroga attesa da molti. Per quanto riguarda i numeri del CUP, che in qualche modo sono anche questi interessanti e importanti da conoscere, perché la fatica, l'impegno del CUP è notevole, oggi alle 15.30 chiamate accettate 22.243, le prenotazioni effettuate tra call center, farmacie e studi dei medici di medicina generale sono state 6.092, di cui 1.199 per punti prelievo di Genova. Ieri il consuntivo, chiamate accettate 33.919 e prenotazioni complessive 8.139, di cui 1.388 punti prelievi di Genova. Quindi comunque sempre un notevole trend di chiamate effettuate. Tutta l'attività sta riprendendo. Ringrazio per la pazienza di alcune persone che devono provare più volte per trovare la linea, ma ho anche riscontri positivi da tante persone che invece, insomma, in qualche modo riescono a ottenere le visite laddove le agende sono state riaperte, perché ricordo che alcune agende non sono state riaperte perché alcune aziende stanno ancora smaltendo le visite prenotate e programmate di marzo. Quindi oggi una giornata anche che ha visto un forte impegno in Consiglio regionale e con l'approvazione di una legge bipartisan, a mio parere importante, sulla parte dei servizi funebri, sia dal punto di vista delle cerimonie, il riconoscimento dello stato di cadavere, ma una norma che insomma può comunque far piacere a tutti coloro i quali hanno un animale d'affezione, un animale da compagnia. E oggi il Consiglio regionale, che ringrazio, ha approvato una modifica della legge regionale che consente la possibilità di mettere le ceneri del proprio animale di compagnia e d'affezione accanto al... diventa difficile chiamarlo padrone, insomma, quando c'è un legame anche di affetto che lega un animale al proprio compagno, insomma, non saprei come definirlo. Il termine tecnico giuridico è stato messo nella legge padrone, ma insomma c'è un legame profondo, insomma, tra l'animale e la persona. Quindi direi che è un passaggio importante oggi in Consiglio regionale, che ovviamente si è dedicato all'altro tema che riveste oggi una priorità, che è quello dei collegamenti, che hanno però anche una ricaduta su quelli che sono i servizi sanitari, è indubbio. E io oggi ho chiesto di farmi un focus per quanto riguarda il sistema di soccorso,
le criticità che possono esserci sui trasferimenti dei pazienti anche nelle operazioni di soccorso. Ritengo che ovviamente ci sarà una risposta che mi darà conto di eventuali criticità e sarò pronta anche io, assieme al Presidente, a rappresentare queste criticità alle concessioni, alla concessionaria e al Ministero, perché certamente le nostre ambulanze devono essere in grado di percorrere le autostrade liguri, devono arrivare a destinazione, ne va della vita delle persone. Allora, due aggiornamenti. I numeri sono abbastanza costanti, manteniamo l'allerta, nel senso che abbiamo bisogno di continuare con gli accorgimenti contro i contagi, abbiamo bisogno di continuare a tenere le mascherine al chiuso e tenere le mascherine all'aperto quando siamo vicini ad altre persone. È vero che la situazione sta migliorando notevolmente, non siamo ancora fuori, per cui dobbiamo assolutamente cercare di mantenere le precauzioni, perché è il modo migliore che abbiamo per allontanare questo problema il più in fretta possibile. Volevo aggiornare i cittadini genovesi e liguri. Oggi abbiamo avuto la conferenza stampa abbiamo avuto l'incontro in via videoconferenza con il vertice del Ministero dei Trasporti. La ministra De Micheli non c'era. Ha rinviato la giornata di domani sera alle 7, quindi domani sera alle 7 saremo collegati con la ministra De Micheli. Oggi abbiamo evidenziato tutti i nostri problemi, che riassumo in tre problemi principali e voglio che tutti lo sappiano. Abbiamo chiesto ufficialmente che dal 10 di luglio in poi ci siano due corsie libere per ogni carreggiata su tutte le autostrade liguri. C'è un programma operativo affinché questo succeda e anche al Ministero sono confidenti che questo potrà avvenire, il che vuol dire che dall'11 di luglio in poi avremo due corsie libere per ogni carreggiata dalle 6 di mattina alle 10 di sera, per consentire quindi le ispezioni anche durante il mese di luglio, agosto e settembre dalle 10 di sera alle 6 di mattina. Questo l'abbiamo chiesto formalmente, abbiamo avuto rassicurazioni che succederà così e che Autostrade ha un piano operativo per far sì che questo succeda. Ovviamente noi continueremo a controllare e non appena avremo delle informazioni diverse lo diremo. Sappiate che all'inizio del mese di giugno noi avevamo chiesto esattamente la stessa cosa per il 30 di giugno, quindi voglio dire siamo con 10 giorni di ritardo a questo punto. Seconda cosa, abbiamo chiesto che i lavori sulle strade, cioè ANAS, i lavori sulle strade statali, siano fatti non in corrispondenza dello stesso tratto di lavori autostradali, ovvero sia non si può chiudere l'autostrada da Nervi a Recco e fare i lavori sulla Aurelia a Sori. Questo ovviamente non ci, almeno abbiamo, dobbiamo avere una strada lungo il litorale che funzioni, o l'Aurelia o le autostrade, quindi è necessario che ci sia molto più coordinamento. Inoltre dalla Valstura il sindaco di Masone ha fatto presente che ci sono ancora alcune interruzioni di ottobre di quest'anno, l'anno scorso, dove ANAS non ha ancora cominciato a lavorare, quindi queste cose vanno risolte immediatamente, soprattutto in questo periodo in cui abbiamo bisogno di strade come il pane. E la terza cosa riguarda Ponte Morandi, abbiamo nuovamente chiesto la necessità di avere conoscenza più in fretta possibile su chi farà l'ispezione di viabilità finale del ponte, perché è assolutamente necessario. C'è del lavoro da fare, devono vedere un sacco di documenti, per cui bisogna cominciare il più in fretta possibile. Il ponte sarà finito e pronto il 29 di luglio e quindi noi non vorremmo che si dilazionasse ancora la possibilità per i cittadini genovesi di utilizzarlo, quindi noi vogliamo aprirlo il più in fretta possibile. Queste cose sono state ascoltate, capite, mi aspetto domani dalla Ministra ovviamente un piano d'azione su tutte e tre. E adesso, visto che ho due colleghi di fronte a me, vorrei cominciare con Castel Vittorio, Gian Stefano Dera, mi senti? Sì, mi sentite? A te la parola. Grazie Presidente. Buonasera a tutti, sono Gian Stefano Dera, sindaco di piccolo comune della Vallerga, Castel Vittorio. E io devo dire che la mia comunità ha affrontato l'emergenza coronavirus veramente con grande senso di responsabilità, rispettando le regole
cosa che ha contribuito a tenere sotto controllo la pandemia, e però nel contempo dando prova anche di grande prova di solidarietà nei confronti dei più bisognosi, affiancandosi alle iniziative del Comune. Quindi di questo sono soddisfatto e voglio ringraziare pubblicamente i miei cittadini. Adesso il grande tema è la ripartenza. Diciamo, la nostra amministrazione nel corso degli anni si è sempre impegnata a sfruttare tutti i canali possibili di finanziamento, sia statali che regionali, e sia per la salvaguardia del territorio, sia per dare ai cittadini, e sia per dare il volume un po' troppo alto forse. Mi sentite bene? Okay. Sia per dare quelle infrastrutture che sono essenziali ai cittadini. Proprio per questo diciamo che abbiamo di recente realizzazione un parcheggio di ben 60 posti e abbiamo in animo di intraprendere per la nostra cittadinanza la realizzazione di il radicale rinnovo dell'asfaltatura di ingresso. Non ti sentiamo più ora. Stefano, non ti sentiamo più. Mi sentite adesso? Adesso sì, vai avanti. Ok, scusa. Allora, il nostro è un piccolo comune, appunto, dell'entroterra, ospita 200 abitanti, si poggia essenzialmente sul comparto agricolo e sull'accoglienza di tipo turistico rurale. E abbiamo una bella rete di ristoranti e trattorie che sono specializzati nei prodotti tipici dei nostri locali, su cui spicca il turtum, una torta salata tipica nostra che si fregia anche della deco comunale. Ovviamente questi tutti i nostri locali sono stati chiusi nel periodo del lockdown, però adesso hanno ripreso da alcune settimane, diciamo in sinergia con la nostra amministrazione. Noi abbiamo offerto la sanificazione gratuita, loro ci hanno messo tanto impegno e diciamo che i riscontri sono abbastanza buoni, c'è un discreto flusso di gente che viene sia dall'entroterra che sia dalla costa che dai comuni limitrofi. Il nostro è un comune che si trova nella parte più estrema della Val Nervia, nella strada che fra Pitigna e Triora, e si contraddistingue per un centro storico molto caratteristico, arroccato sulla collina, veramente caratteristico. È una peculiarità che di questi anni, da circa una decina d'anni, abbiamo una colonia di turisti danesi con la quale abbiamo una grossa collaborazione. Abbiamo istituito da circa 10 anni un festival di musica classica che si tiene ogni mese di luglio. Purtroppo quest'anno, per le motivazioni che tutti sappiamo, l'abbiamo dovuto rimandare, ma naturalmente sarà rinnovato nel 2021. Come abbiamo dovuto purtroppo rinunciare alla sagra del turtum tradizionale alla terza domenica di agosto, ma naturalmente la faremo nel 2021. Tutto questo non comporta il fatto che non ci sarà accoglienza per i turisti, anzi aspettiamo tutti, abbiamo delle iniziative in serbo, chiaramente il Comune di Castelvittorio offre la tranquillità, senz'altro, la possibilità di fare delle passeggiate, il trekking, essere a contatto con la natura, e quindi aspettiamo i turisti e anche la regione con i suoi rappresentanti, in modo da poter far conoscere ancora meglio il nostro paese. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Grazie. Nicola Isetta da Aquiliano, mi senti? Sì, benissimo, voi? Vai avanti, prego. Saluto Presidente Toti, ti saluto Bucci, ti ringrazio dell'opportunità. Volevo velocemente fare un'estrema sintesi della carta d'identità di Aquiliano. Sesto comune più esteso della provincia di Savona, 20° in Liguria, 12° per numero di abitanti della nostra provincia, si estende per 50 km quadrati, attraversato dall'alta via dei Monti Liguri e si incastra tra il collega, anche possibilità di rete escursionistica con la Val Bormila e il Finalese, nel sistema economico inserito tra Vado Ligure e Savona. Abbiamo attraversato un anno terribile, dal luglio 2019 siamo stati tutti colpiti da numerose allerte,
Abbiamo subito danni per 3.300.000 euro di somme urgenze, grazie alla collaborazione, lo dico, del governo, in modo particolare anche della Regione Liguria, abbiamo anche organizzato a Quigliano un convegno per dare voce ai comuni dell'entroterra, perché credevamo che in quel momento fosse necessario riuscire a portare quella voce importante, e questo ci ha permesso di avviare un piano strutturale per recuperare il nostro entroterra. In occasione del Covid-19 siamo stati tra i primi comuni che ha chiuso, diciamo, gli uffici, abbiamo utilizzato lo smart working, e dico anche con soddisfazione che siamo il primo comune nella provincia di Savona ad aver sottoposto all'RSI, organizzazioni staccali, protocollo Covid e la checklist degli interventi sia nel palazzo comunale, nella biblioteca civica e nella farmacia comunale. Abbiamo anche questa particolarità di avere anche una farmacia comunale a cui siamo particolarmente legati. Attiveremo in modo concreto nei prossimi giorni uno sportello virtuale per la protezione degli appuntamenti sia per i cittadini che per gli amministratori. Ci tengo a dire che abbiamo fatto, utilizzando operazioni di bilancio sui mutui, abbiamo fatto un'operazione sulla Tari che ci consentirà di ridurre del 42%, diciamo, il costo, diciamo, anche a carico delle realtà che sono state colpite dal Covid-19. In modo preciso, in modo specifico, credo che l'obiettivo è che in questi mesi noi non abbiamo mai perso l'obiettivo di guardare al futuro senza fermarci di fronte agli ostacoli. Quindi, come io credo tutti noi sindaci e amministratori, col timone in mano ben forte, abbiamo cercato di guardare in prospettiva al futuro, traguardando in una ripartenza in corsa. Ecco, ci tengo a dirle, perché credo che questo sia il dato fondamentale. Non ci siamo mai fermati di fronte agli ostacoli, abbiamo sempre in qualche modo cercato di affrontare questa situazione in corsa, e per questo abbiamo costruito anche nei momenti di grandi difficoltà un portale telematico che si chiama Quigliano Online, che ci ha dato la possibilità di far parlare le attività commerciali nel momento in emergenza, di farle conoscere, di presentare il loro prodotto e le loro situazioni. Chiudo dicendo cosa stiamo facendo adesso. Alcune cose. Uno, che abbiamo aderito con grande piacere e interesse all'Enoteca regionale della Liguria, perché crediamo sia uno strumento importante, specialmente una realtà che è Quigliano, che è la patria della granaccia. E abbiamo aderito al progetto di rete di Vita in Riviera, perché crediamo che sia uno strumento importante nel cercare di creare una collaborazione, una sinergia tra i territori e i produttori della provincia di Savona e Imperia. Nei prossimi giorni organizziamo, seppure con una condizione diversa, un convegno sulla Bicocca Valleggia. Parteciperà anche l'assessore regionale agricoltura Mai, col quale presenteremo il nostro progetto che ci vede coinvolti proprio nella gestione della bicocca, e della bicocca anche in termini concreti. E concludo dicendo che noi vogliamo giocare anche, siamo in un comprensorio molto particolare, perché è un comprensorio economicamente, che ci sono c'è tutto il tema della portualità, siamo un comprensorio che ci collega potenzialmente alla Val Bormida e al Finalese, e Quigliano vuole esserci portando il suo contributo e portando anche le sue specificità, e collaborando e confrontandosi anche con le altre realtà territoriali. Auspichiamo che anche ci sia questa collaborazione ulteriore con la Regione anche nei prossimi anni. Grazie dell'opportunità, vi saluto e grazie appunto anche di questa possibilità che viene data alle realtà locali di farsi conoscere, ma di portare anche la voce dei cittadini più diversi dalla nostra terra così importante e significativa come la Liguria. Grazie Nicola Isetta, grazie Gian Stefano Dera, congratulazioni a voi e avanti così, siamo tutti orgogliosi di essere liguri. Grazie a tutti, e ci sono domande? Va bene, grazie a tutti e buona serata.